Ciao, oggi finalmente dopo un lunghissimo supplizio sono riuscito a smontare, ad estrarre il DB Killer dal mio terminale a Krapovic dell'890 Adventure. Mi ha fatto un po' sudare perché era rimasto incastrato, comunque ho pensato perché non fare una piccola comparazione tra il suono con e senza DB Killer, però volevo allo stesso tempo farla bene. E quindi ho detto dai, montiamo la GoPro e mettiamoci anche un microfono esterno in modo da andare a sentire veramente cosa cambia tra appunto DB Killer montato, DB Killer smontato. E mi sono fatto un giro in strada, vi faccio sentire quello che è la differenza. Il mio bel giro io l'ho fatto, solita scarrellata finale di opinioni che nessuno mi ha chiesto. Secondo me ne può valere la pena. Ok, non ti sfonda i timpani, però uno, il suono è un bel po' più corposo, soprattutto ai bassi. E poi questa moto ha un catalizzatore grosso così, 1,5 euro. Che cazzo vi aspettavate? Cioè, non è che togliendo il DB Killer può cambiare più di tanto. Vero è che perché comprare un terminale del genere se poi devi, cioè devi anche essere così, cioè secondo me è troppo silenzioso, no? Quindi boh, questo è quello che ne penso io, ovviamente è la mia opinione, sono una persona qualunque, ma quello che spero di aver fatto è soprattutto questa cosa dell'aver registrato con il microfono esterno, di aver dato un feedback quanto più veritiero possibile della realtà. Spero che possiate apprezzare. E detto questo, alla prossima. Ah, solita marchettata finale, ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere mi piace.